sabato alle 19 nello studio di Giuliano Tomaino a Sarzana si terrà il lancio di un'iniziativa in preparazione di una mostra che avrà la sua anteprima nazionale a Pescara a novembre nell'ambito del Festival delle Letterature. Di che iniziativa si tratta, di una mostra? Sì, Stoner è stato un caso letterario che ha appassionato migliaia di lettori in tutto il mondo. Quindi Andrea Zanetti ed io abbiamo pensato di coinvolgere 7 artisti contemporanei, tra cui appunto Giuliano Tomaino, e di chiedere loro di interpretare altrettanti protagonisti del libro. Sostanzialmente si tratterà di una mostra che nel nostro intento sarà una mostra in qualche modo da sfogliare, molto coinvolgente dal punto di vista emotivo. Ecco, dal punto di vista invece della realizzazione del percorso che la prepara, nel lancio del progetto che farete sabato c'è anche la possibilità per chi parteciperà di diventare parte attiva di questo progetto attraverso una campagna di crowdfunding. Di che cosa si tratta? Sì, il crowdfunding è una tecnica di finanziamento dal basso, appunto nasce dall'inglese crowd che significa folle, founding finanziamento. Sostanzialmente è la modernizzazione del concetto di colletta in qualche modo e anche il desiderio da parte nostra di coinvolgere tutta la comunità davvero di appassionati lettori del libro che sostanzialmente sono in tutto il mondo perché appunto il libro è stato bestseller in tutti i paesi europei e negli Stati Uniti. Ciascuno potrà donare da cifre veramente molto piccole, da partire da 5 euro e diventerà in qualche modo mecenate della mostra, coproduttore della mostra stessa. Oltre ad avere delle ricompense per queste piccole donazioni, sarà nelle sale espositive a Pescara, in un Wall of Donors, quindi questo muro dei finanziatori, dove tutti potranno vedere il proprio nominativo.